di tutto rispetto, perché la classifica generale è data dalla somma dei tempi delle 5 manche. Oggi partito in questo momento Gazzetta Junior con Foglia che è il suo navigatore. Vi dicevo, sono 5 manche, 2 le abbiamo fatte ieri, se ne sono successe di tutti i colori, ribaltoni, un principio di incendio, anzi principio, è bruciata la macchina di Moscati col suo motore Ferrari, ciao ciao, wow wow, micio micio, se lo siamo giocato. E oggi ci saranno, dovranno disputare i piloti 3 manche, 2 alla mattina e 1 al pomeriggio, quindi gara non stop per dare la prima gara del campionato italiano velocità fuoristrada, pista del Ciglione di Malpensa che ci ospita, e ringrazio la direzione gara, ringrazio ovviamente gli organizzatori e i responsabili della pista. Suzuki di serie, un GP di serie, totalmente di serie, come vi dicevo è uscito. Approfitto per salutare Vanni che so essere nei paddock, ciao grande Vanni che è il capostipite, che è fondatore della scuderia e dell'officina Gazzetta di Veglio. Okay. Appena staccata, si infila ancora Righelli, attenzione, entra di prepotenza, sportellata tra i due, ce la fa stavolta l'Abruzzo, è davanti, cazzo l'Abruzzo ce l'ha fatta, si può dire cazzo, lo speaker può dire cazzo, è davanti l'Abruzzo, ha fatto uno staccatone, Righelli non ci sta, è negli scarichi di l'Abruzzo che si è ripreso dopo 2 manche, è ripreso, attenzione Righelli, tenta, sale, dov'è? Voglio vedere, l'Abruzzo c'è, tiene dietro Righelli, gli hanno fatto il doping ieri sera, un po' di carica, le sue braccia che non erano più abituate come prima, ed eccolo, sempre qui davanti l'Abruzzo, tallonato da Righelli, passa ancora l'Abruzzo, dietro Righelli. Partenza, ve l'avevo detto, da non perdere. Che salto, grande! Dal vivo, sempre davanti l'Abruzzo, si tiene dietro il Righellino che tenta sul salitone, adesso sparirà. Partiti, eccoli, cattivissimi, entra di prepotenza il Polaris numero 1 Gonella. Seguite la gara di questi due mezzi, non ce n'è, questo mezzo non tocca il fango della pista del Ciglione, lui proprio ci vola sopra. Eccolo qua che continua la gara con un il Polaris numero 1, con Pochettettore del titolo. Si stanno preparando anche per la seconda tranche di partenza, ve lo dico, Luca Pagani e Claudio Esposto, numero 5 e numero 4. Esposto, volevo vedere se eravate attenti, è davanti Luca Pagani, davanti Pagani, tallonato da Esposto, guardate la differenza, fermo, attenzione, abbiamo una macchina ferma sulla destra, e continua la bagarre. Ferma la vettura di Gonella, ma non dare sul fastidio nella parte.
vedere i due piloti in pista, Pagani e Esposto. Sono partiti a e poi la mamma lette. Niti parte molto bene, giudici, e chiude la porta Bartorelli, cattivissimo, Enrico Giudici, Bartorelli non ci sta, apre il suo proto sul salitore, Giudici, quattro ruote sterzanti per Giudici, lo motore Suzuki è sempre davanti lui, si preparino anche la seconda battuta, Fiorone la biotteria, ci prova Giudici e tiene da dietro il rivale. Toto è sempre davanti Giudici, ma io occhio lo sguardo alla partenza, la biotteria, un cactus verde, potentissimo, sono guardate che spettacolo, ed eccolo! Sinistra, vediamo chi viene giù per prima dalla parte sinistra, Giudici. Giudici è da destra, i vinti piloti, numero 7, numero 26, i 29 e 3. Partiti! È partito benissimo! Reggiani, non è partito Bottaro! Mentre la grotteria, credo che abbia fermo! La grotteria fermo! Ha perso due molle del ponte posteriore, la grotteria! La grotteria, mi spiace, ha perso le molle della ponte posteriore sinistro, non è partito a Bottaro. E parte Stefano Pavesi col numero 29 e numero 34 tornato in pista con grande gestione e determinazione, seguito da Calzetti, ci vediamo da me, amici dal Monte, prossimi a partire Calzetta e Moscati, Junior sul prato. Pista di Gianni Bottaro, Pavesi dal Monte, in questo passa Bottaro. Pavesi con la parte bassa del tracciato davanti alla postazione dello speaker che sta girando. Prontissimi a cambiare bandiera gialla, abbiamo fermo Bottaro fermo. Partiti, vediamo chi è meglio, allunga Gazzetta di prepotenza, viene fuori la linea, chiudo lo specchio a Moscati, cattivissimo Gazzetta, cattivissimo. Invito i piloti Tonella, Lanfranchini, Ivan Milano, Alessandro Bianchi e Reggiani a presentarsi in griglia di partenza.
prossimo duo a schermo, raga, sono partiti, gente, si sono toccati, toccata stile un po' di vettura del pista per regalare grande spettacolo. Ringraziamo anche gli studi di Giulietti, il protagonista di Ivan, con gli studenti boscati. Quindi, in questo momento, gli ultimi due, no, i penultimi due, Ivan Milano e Alessandro Bianchi, entrano, si sportellano e ala meglio la mini di Ivan Milano. Ivan Milano sempre aggressivo nella guida, ma ragazzi, non perdete, si stanno già preparando gli ultimi due della classe B. Parliamo di Reggiani, ma del pirata Nicoletta, pronto a partire. Rossano e Alessandro Bianchi, dai che ci siamo, voglio vedere, pronti, scaldano i motori, partiti, di Milano, di Nicoletta, pronto Suzuki, contro Alessandro Bianchi. Nicoletta apre sul flema, arriva, bussa e ti svernicia. Andiamo nella parte alta del tracciato, che cosa succede? C'è per già avanti, Nicoletta è lì. Attenzione, problemi, macchina ferma. Problemi per la vettura di Alessandro Bianchi. Attenzione, fermo. No, Lorenzo e Marzorati, avevo ragione io, ecco, alla meglio Lorenzo sul Suzuki, praticamente di serie, tallonato dal Pajero 3000 di Marzorati. Lorenzo Bianello si chiede... Greco navigato da Greco con il suo proto ex Paolo Miero di colore giallo. Il programma di gara è incalzante, subito a seguire ripartirà